L'ottagono perfetto, rigoroso, su cui è articolata la pianta, è una forma geometrica fortemente simbolica. È intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo. Segnerebbe quindi il passaggio dall'uno all'altro, dal finito all'infinito. Il mistero è anche nella sua destinazione: non fu né maniero difensivo né residenza di caccia. Un luogo di osservazione in armonia con il cosmo? Un tempio laico dedicato all'uomo? Un UFO venuto da Marte? L'intera costruzione. Non lo dice però in questo. No, basta, basta. Abbiamo capito dove va a parare. È un poligono regolare questo demone. Secondo, se voi guardate la pianta della sovrintendenza, sì. Ma quella è una pianta che ha falsato i dati. Se voi invece seguite i calcoli che sono stati fatti da una equipe tedesca dell'Università di Karlsruhe, guidata da uno storico esperto di computer, misurazioni, eccetera, hanno preso le misure dell'intero castello, da fuori, da dentro, da sopra, da sotto. Non c'è un lato che sia uguale all'altro, ma non badate di qualche centimetro o di 10 centimetri, è logico che ogni costruzione ha delle variazioni, ma quando si tratta di metri, allora tu non puoi giocare più sul poligono regolare. Castel del Monte è un poligono, un ottagono irregolare, ed è irregolare anche perché il suolo su cui è stato costruito è una roccia che all'epoca non si poteva del tutto spianare, e questo elimina qualunque ipotesi di cunicolo che passa da Castel del Monte fino a Barletta, facendo delle soste ad Andria, Corato, non esiste. Ma le misure di Castel del Monte sono regolari? No. Nel volume Castelli Medievali, l'ultima parte, l'appendice su Castel del Monte, non l'ho scritta io, l'ha scritta uno studioso che non è uno storico di professione. E io ci ho tenuto che fosse lui a scrivere. È un medico dentista che si è laureato in legge e che dimostra con il suo studio che chiunque di noi può scrivere storie se segue delle regole. Però se io non seguo quelle regole finisco nell'esoterismo o nella invenzione fantastica. Massimiliano Ambruoso dimostra in quel suo breve saggio quello che io vi sto dicendo, che non esiste l'allineamento a Sharp, che è un poligono irregolare, quindi essendo irregolare non può essere inscritto in una circonferenza come vogliono gli esoterici, e quindi tutta la questione del rapporto con il sole viene a cadere perché l'altezza del muro sud, quello che viene preso come gnomone che getta l'ombra perfetta nel cortile, è l'altezza dichiarata da Tavolaro, non ha alcun rapporto con la realtà, non è quella l'altezza, non è quella la larghezza del cortile. Allora o mi dimostrate che nel corso dei secoli Castel del Monte è cresciuto, o mi dimostrate che il cortile si è espanso, oppure non ha ragione. Il problema è che nessuno ha mai prima sottoposto a verifica la tesi di Tavolaro, quella delle ombre, dell'equinozio. Noi abbiamo pubblicato anche le foto, non c'è nulla.